La manifestazione di quest'anno giunge alla 21ª edizione, una manifestazione che ormai si consolida sempre più tra gli eventi di qualità e di grosso respiro della nostra regione, una manifestazione che ha innanzitutto una caratteristica, viene fatta con lo spirito dell'artigianato e con delle vedute abbastanza ampie, abbastanza ambiziose. Del tipo, noi ne abbiamo, dico dei numeri, sono 10 giorni, abbiamo circa 40 scuole, abbiamo 11-12 protagonisti della cultura, del mondo artistico, del mondo culturale italiano, cito tra gli altri Fabrizio Bentivoglio, Ezio Bosso, un incontro molto interessante sulla letteratura e su un poeta importante, Ungaretti, con quella che è stata l'ultima compagna, Bruna Bianco, e tanti tanti altri nomi che non cito. Insomma, il senso di questa manifestazione ovviamente è quello di coinvolgere i ragazzi all'insegno di un messaggio, i ragazzi in età scolare, quindi dalle materne alle scuole superiori, in alcuni casi anche dei centri universitari, all'insegna di un messaggio positivo, cioè della stimolazione della creatività e quindi di questa possibilità di immaginare, di andare oltre, come dire, quell'appiattimento che i social oggi purtroppo tendono a farli andare, ma ad avere questo senso dell'immaginazione e della creatività. Il tutto avviene in una terra che è la terra del teatro, la terra delle favole tellane, dove sono nate le prime forme di teatro in Italia, per cui c'è anche un messaggio di identità, di valorizzazione territoriale nell'Adro Aversano, nella terra casertana, per cui terre fatte dove ci sono tantissime difficoltà. Siamo soddisfatti che nonostante tutto, e quando dico nonostante tutto, nonostante le limitazioni forti del territorio, delle strutture, non sto qui a citarle, questa manifestazione va avanti e la cosa miracolosa è che va avanti, magari diminuendo nei budget a disposizione che sono davvero risicati, ma aumentando nella qualità, nel coinvolgimento e soprattutto nella possibilità di sperare che lì a Sant'Arpino, nella terra del teatro, possa nascere una struttura. Noi diciamo modello Giffoni, ma Giffoni è il linguaggio del cinema, noi il linguaggio del teatro, e dopo 21 anni ci possiamo dire soddisfatti degli enormi passi in avanti e soprattutto che questo sogno diventi sempre meno sogno e più vicino alla realtà. Continua questo connubio tra la città di Sant'Arpino e il teatro? Sempre, continua dall'eternità, dal passato fino all'eternità. Noi siamo la patria del teatro italiano. Le prime forme di rappresentazione teatrale in Italia sono svolte ad Atella e Sant'Arpino nasce dall'antica città di Atella. Le favole atellane, conosciute in tutto il mondo per essere poi l'origine della commedia dell'arte, si perpetuano oggi attraverso Pulcinella Mente, che è una forma di teatro scuola che cerca di valorizzare queste radici.